Sono Don Giorgio Giahola, nativo di Karakoş, della diocesi siro-cattolica di Mosul, Kirkuk e Kurdistan. Prima dell'arrivo dell'ISIS, la città contava circa 50.000 persone, alcuni della propria città, cioè che sono nati e cresciuti circa 30.000, gli altri sono rifugiati in città. Tanta gente ha lasciato tante soldi, per esempio, o cose preziose a casa, pensando di rientrare. Abbiamo trovato tutte le case saccheggiate, tutte, o anche messe male, quindi saccheggiate forse da tempo, non soltanto gli ultimi mesi. Migliaia di case bruciate. Questo è un segno forse di disperazione. Quello che speravamo prima, forse oggi sarà meno speranza. Come se fosse un messaggio che voi non dovete rimanere in questa terra. Quando sono andato a visitare la chiesa, certo un dolore. La sfida principale è quella, noi ricostruiamo la città e le nostre case. Per quale futuro? Quindi anche la vita nel futuro non è assicurata. Qualcuno ci assicura che questi non vengono di nuovo e distruggono la nostra città. La Chiesa non, alla fine non sono mattoni, ma le anime. E queste persone, se non rientrano, questo sarà ancora dolore più grande.